I think na puede na rin. Poi. Ah, è prestissimo, cioè non riesco ancora a connettere il cervello e io ho intenzione di fare un video. Buongiorno a tutti, finalmente rieccomi con un nuovo video. Sono qui tornata per parlarvi del viaggettino che mi sono fatta col morosino a Firenze. E siamo stati praticamente in totale 3 giorni e 2 notti, 12, 13, 14. Volevo parlare un pochettino dell'organizzazione, di come abbiamo organizzato il viaggio, dato che appunto avevo proposto anche questa tipologia di video all'interno delle mie storie su Instagram. Quando, nel momento in cui ero a Firenze, ho chiesto un'informazione a voi su dove andare a mangiare la Fiorentina. Alcuni di voi, cioè, invece di rispondermi, mi hanno detto: ti prego, puoi condividere? Perché insomma devo andare a Firenze. Ma mi avete scritto queste cose e ho detto: grazie per il claxon. Ma sì, why not? Allora, noi avevamo programmato questo viaggio, a dir la verità, a luglio, più che altro che abbiamo tanto risparmiato sui biglietti e soprattutto sul posto dove stare. Parere personale, Firenze, secondo me, in 2 giorni anche solo, oppure un giorno e mezzo se volete fare la full, ma è molto caotico farlo in un giorno e mezzo, ma perfetto, perfetto, perfetto in 2 giorni. Noi abbiamo scelto 3 giorni, non pensavamo sinceramente di visitarla così in 2 giorni, quindi effettivamente adesso posso dirvi che 2 giorni basta. Abbiamo preso il treno ad Italo, se non mi sbaglio non era neanche costato tanto per la prenotazione, insomma, dei posti. Marco utilizza sempre Booking e vabbè, a dir la verità io sia Booking che Airbnb. Però abbiamo trovato questo posto, se riesco a trovarvi il link ve lo metto nell'info box. È una specie di monolocale, però credetemi, è in centro ed è secondo me una posizione super strategica. Il nostro posto si chiamava Beatrice Suite, tipo una cosa del genere. No, veramente veramente carino. La cosa positiva è stata che comunque sia noi abbiamo potuto girarla tutta a piedi, che quindi anche dalla stazione al posto, all'alloggio, comunque l'abbiamo fatta a piedi. Circa 20 minuti, è vero, dovete scarpare un po' avanti e indietro forse, però comunque si fa tranquillamente, cioè ci sono riuscita io, quindi. E purtroppo per questo viaggio noi siamo partiti un po' sprovveduti, perché Marco lavorava, io avevo casini con l'università e quindi non è che siamo stati tanto, più di tanto lì a pensarci. Ci sono dimenticata di dirvi una cosa: noi siamo partiti alle 5:35 del mattino dalla stazione centrale di Milano e siamo arrivati a Santa Maria Novella alle 7:30. Penso che sia l'orario migliore sia per prezzo, ma anche per, non lo so, andare a prenotare determinati musei, evitare di farsi la fila, o comunque per esempio se volete farvi determinate foto evitate il caos. Veramente è stato bellissimo, perché noi siamo arrivati là, è vero che eravamo un po' addormentati perché eravamo rimbambiti la mattina, però credetemi, ne è valsa la pena, perché comunque ci siamo goduti la città senza quella calca di gente. Noi praticamente abbiamo visto quasi tutto da fuori, sia io che Marco c'eravamo già stati, io ci sono stata nel 2016 con la Bea. Nell'altro mio canale da qualche parte c'è il vlog di Firenze. Siamo stati là 1 giorno e mezzo e abbiamo sfruttato, se non mi sbaglio, una mezza giornata per andare a vedere la Galleria degli Uffizi. Io ho veramente stra-adorato. A sto giro, sinceramente, con Marco non sono andata a vederla, lui non l'aveva vista, però vabbè, ci siamo detti, massimo andiamo la prossima volta a vedere effettivamente museo per museo. Quindi tutto quello che abbiamo visto, in parte l'avevamo già visto, in parte erano alcune cose che effettivamente io e lui non avevamo mai visto, perché anche lui era stato pochino, insomma, lì a Firenze quella volta che era andata, è andato l'anno dopo il mio, sono stata nel 2016 e lui nel 2017. Gli unici biglietti che abbiamo pagato sono stati quelli per andare a vedere la Cattedrale, Battisti, Museo del Duomo e la Cupola, che abbiamo pagato 18 euro. C'è lo sconto under 25, quindi andate ad informarvi. Non vorrei dire una cavolata, ma se non mi sbaglio era intorno a 6 euro per under 25, qualsiasi museo, qualsiasi cosa al prezzo ridotto. State attenti, perché praticamente noi su internet avevamo visto che se prenotavi la Cupola su internet il biglietto aveva la validità di 72 ore da quando vedevate la Cupola. Invece noi l'abbiamo fatto sul posto, siamo andati proprio presto e ci siamo informati, insomma l'abbiamo prenotato e poi abbiamo prenotato direttamente lì alla cassa, diciamo, comunque si fa su una macchinetta, la prenotazione, insomma, per la Cupola, perché
perché si va a gruppi. Noi per esempio eravamo andati venerdì, noi siamo partiti giovedì e siamo andati venerdì alle 17:30, avevamo la prenotazione della cupola, anche se si fa la fila, comunque sia tutti quelli delle 17:30 salgono indipendentemente. Invece se prenotate da internet purtroppo dovete fare prima la cupola e poi comunque sia siete limitati, perché noi per esempio il giorno prima ci eravamo visti appunto il campanile e il museo, sì, il museo del Duomo, carino, piccino, insomma carino carino, il campanile bellissimo, però la cupola è ancora più bella. E poi appunto il giorno dopo ci eravamo sparati Battistero Cattedrale, cioè parecchia fila, perché prima andate ovviamente meno fila farete. Nonostante comunque sia, noi siamo andati soprattutto per andare a vedere la cattedrale, nonostante insomma abbiamo fatto fila eccetera, però scorreva abbastanza veloce. Quello è stato praticamente un po' il giro principale che abbiamo fatto. Oltre a fare quello abbiamo visitato anche il Giardino dei Boboli, 10 euro a persona intero, ridotto se non mi sbaglio 2 euro. Quel biglietto comprendeva il Giardino dei Boboli, il museo di porcellana, tipo una cosa del genere, che a me non è piaciuto per niente sinceramente, e adesso vi elenco quello che abbiamo visto, quindi credetemi, potete vedere veramente tantissimo. Abbiamo visto la Basilica di Santa Maria Novella, Basilica di Santa Croce, Galleria degli Uffizi da fuori, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. La mattina eravamo andati e veramente non c'era nessuno, credetemi, ho fatto 850.000 foto. Palazzo Pitti, Palazzo della Signoria, Piazzale Michelangelo, che Marco non aveva ancora visto e io avevo visto però sotto la pioggia. È bellissimo anche quello, perché soprattutto abbiamo veramente beccato bel tempo. Abbiamo visto anche la Basilica di San Lorenzo, Piazza della Repubblica con il carousel, bellissimo. Abbiamo visto la Basilica di Santo Spirito, la chiesa e il museo da fuori di Orsa Michele, la Fontana del Porcellino, però io non l'ho toccata perché io sono molto scaramantica su queste cose, nel senso che per me portano tutte sfiga, quindi l'abbiamo visto da lontano. Abbiamo visto questo posto bellissimo, il Giardino delle Rose, e che tra l'altro alcuni di voi mi avevano anche consigliato su Instagram, ma noi c'eravamo già stati, e veramente bello, soprattutto perché per andare praticamente sulla terrazza di Michelangelo ci siamo passati in mezzo, quindi ci siamo evitati tutti i tornantini intorno, così che se non mi sbaglio è il percorso che fa effettivamente l'autobus, perché io e Bea quando ai tempi eravamo andati in autobus, pioveva troppo e comunque sia poi eravamo anche troppo lontane. La casa di Dante abbiamo visto, e infine abbiamo addirittura visto anche la sinagoga da fuori, che noi l'avevamo vista se non mi sbaglio quando eravamo assaliti sul campanile, ci siamo detti ma cos'è quella cosa, e niente, cercando sul navigatore è venuto fuori che effettivamente era una sinagoga, e quindi per curiosità siamo andati a vederla, bella. E questi sono stati praticamente tutti i posti principali che abbiamo visto. Musei non ne abbiamo girati, a parte il museo del Duomo perché era già compreso all'interno del biglietto. Caldo con sti capelli, gnaccio. Abbiamo girata davvero tutta a piedi, non abbiamo preso un mezzo. Nel momento in cui siamo arrivati in stazione, dato che avevamo il check-in alle 14, abbiamo lasciato appunto una valigia, perché siamo partiti con una valigia, abbiamo lasciata al left luggage in stazione e poi abbiamo iniziato a girare. Munitevi ovviamente di internet e Google Maps. Con Google Maps veramente la girate senza problemi. C'è una cosa che è una figata assurda che io ho scoperto per caso mentre stavamo mangiando. È un aggiornamento che penso abbia fatto Google Maps da poco, dove praticamente live anche col telefono, se voi tirate sul telefono e cliccate la modalità live now, vi dice praticamente il percorso, cioè lui registra quando camminate e ogni volta che dovete girare un angolo tirate sul telefono e lui vi indirizza in base a quello che lui vede, cioè è una cosa assurda veramente. Marco si orienta molto meglio di me perché io tante volte sbaglio strada. Cioè nel momento in cui l'ha girata una volta, due volte, fate avanti e indietro, iniziate a prendere soprattutto le viettine, perché evitate più che altro il traffico principale nei vialoni principali, e che secondo me è la cosa migliore, soprattutto perché vi permette di immergervi proprio totalmente nella città. Una cosa che vi consiglio è di segnarvi i posti da visitare tramite Google Maps, noi abbiamo sempre fatto così per ogni nostro viaggio. Viaggiate comodi. Per viaggiare comodi consiglio, se volete camminare per due giorni e farvi 20 km al giorno, non portate le Converse. Io avevo delle bolle sui mignolini dei piedi che, credetemi, c'è un dolore assurdo. Vi consiglio tantissimo di andare a vedere il meteo, anche se andate, che ne so, un mese prima, per esempio, a noi un mese prima
veniva fuori che dava pioggia, però tipo dopo aver controllato all'inizio settimana ci dava 32 gradi il sole. Io per viaggiare generalmente portavo, o comunque barra tendo a portare quasi sempre, lo zaino della North Face. C'è da dire che però se dovete stare poco tempo e volete stare sereni e tranquilli, vi consiglio tantissimo lo zaino, non ce l'ho originale, lo zaino della Kanken. E anche perché a mio parere davvero è super leggero, potete piegare nel momento in cui magari non vi serve nemmeno, lo schiaffate in valigia, è anche super capiente, cioè quello zaino davvero, nonostante io non abbia la versione originale, ha portato tipo 2 litri di acqua. Mi ha stupito soprattutto sto zaino, perché non mi aspettavo che soprattutto resistesse così tanto. Portatevi una borraccia, perché noi ci siamo detti vabbè no, vogliamo viaggiare leggeri, boh, magari insomma l'acqua ce la prendiamo lì, ci prendiamo direttamente la bottiglia grande. C'è da dire che ci sono fontane lì, ma l'acqua io l'ho assaggiata e a me non piaceva per niente. E abbiamo preso 2 bottiglie piccole, poi ogni volta rifillavamo quelle bottiglie grosse. Lo so che è uno spreco di plastica, però effettivamente anche se voi prendeste la borraccia, in effetti risparmiereste la bottiglina piccola di plastica. Però vedete un po' voi, insomma. Tutta la parte un po' più simpatica che sia a me che a Marco interessa tantissimo, ovvero il cibo. Consigliamo, ve la straconsiglio, ve la straconsigliavo già dal 2016, l'antico vinaio. È porno. Trova praticamente a fianco, abbastanza vicino comunque nella zona dove c'è la Galleria degli Uffizi. E è una vietta, ma comunque la vedete perché c'è, a volte la fila è veramente super lunga. E quest'anno c'era la schiacciata paradiso, che all'inizio veniva chiamata sul sito schiacciata porno, con la crema di pistacchio, cioè la mortadella, che era la fine del mondo, è praticamente diventata la mia schiacciata preferita. Doveva essere una limited edition di quest'estate, ma alla fine hanno deciso praticamente di metterla nella lista normale. È buonissima, ma poi in generale, cioè tutte le loro schiacciate, noi ci siamo portate a Milano 5 schiacciate, o qua, no sì, 5 schiacciate, che poi abbiamo mangiato anche con i miei genitori. Non vi dico, cioè davvero, noi ogni volta a mezzogiorno eravamo là in fila a mangiare, cioè già dalle 11:30 iniziavamo a fare la fila, però veramente super buono. Ci sono tanti altri posti dove andare a mangiare la schiacciata, cioè se voi proprio cliccate su internet e digitate dove mangiare schiacciate a Firenze, vengono fuori anche altri posti. Però l'antico vinaio è l'antico vinaio. Sti per andare a mangiare la fiorentina. A dire la verità, questa è una domanda che vi avevo proposto su Instagram e mi avete scritto, insomma, parecchi posti. E abbiamo deciso di andare alla trattoria dell'oste. Ciao. Buon appetito. Abbiamo prenotato su The Fork. Ci sono tantissimi posti, tantissime trattorie, tantissimi ristoranti dove potete prenotare su The Fork per avere addirittura a volte il meno 50% di sconto. Conviene tantissimo. Veramente, veramente, veramente buona. Ma davvero buona. Poi ovviamente ci siamo presi un vino del posto. Adesso non mi ricordo più il vino, perché comunque sì, abbiamo voluto cercare anche di adattarci un po' al posto. Poi abbiamo provato praticamente la prosciutteria, che è un posto dove fanno tagliate, si beve vino principalmente. E la prima volta io l'avevo provato quest'inverno con una mia amica, la Fede, a Milano, e che ho sempre adorato, veramente. Io infatti ho fatto lì una specie di aperitivo barra cena con alcuni miei amici, insomma, per il mio compleanno quest'estate, e ci siamo detti la prima sera che eravamo lì, ma sai cosa? La prosciutteria nasce a Firenze, ma perché non andare alla prosciutteria? Ci siamo fatti una tagliata per 2 persone che veramente non finiva più. Buono, buono. Cosa mi è piaciuto di Firenze? Tutto. Cioè, partendo dal fatto che Firenze è veramente una città bella bella. Vederla, devo dire, sotto la luce del sole è tutta un'altra cosa, piuttosto che vederla sotto la pioggia, anche se mi ero anche tanto divertita sotto la pioggia con la Bea. Anche e soprattutto noi l'abbiamo vissuta anche con molta calma, essendo andati il primo giorno veramente veramente presto. E ci ha permesso comunque sia davvero di spulciarla tutta, di perderci all'interno della città, ecco. Niente, io spero di essere stata utile. Fatemi sapere se ci siete già stati a Firenze, che cosa vi è piaciuto di più di Firenze, oppure se ci andrete, se avete intenzione di andarci. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video.
Cheers. Perché sulle 10 del mattino mi sembra un po' esagerato. Quella con la crema di pistacchio, la mortadella della faccia. No, io crema di tartufo. Ah? Poi dopo ti darò tanti bacini e farò. Cos'è che vedi? L'antico vinaio che sta sfornando le schiacciate. Azz. Vada, come la fumo. Vada, come la fumo. Oh, bellissima la raccogliere. Com'è questa salita? Guarda come sta salita. Passa, ci abbiamo finito di salire.